Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò una partita in solitario per voi a Tidal Blades. Ho da poco fatto il video delle regole, quindi se non conoscete il gioco vi invito a guardare il link che vi metto qui sopra appunto per capire come funziona. E se i miei contenuti vi piacciono e volete rimanere sempre aggiornati sui miei ultimi video, vi consiglio di iscrivervi. Andiamo ora subito a cominciare la partita. Eccomi pronto ad affrontare la modalità solitario di Tidal Blades. In questa modalità ovviamente giocherò da solo contro un rivale, in questo caso Axel, che cercherà di mettermi i bastoni fra le ruote, ma soprattutto dovrà cercare di arrivare più avanti di me sul Champion Board. Qui infatti lo scopo non è ottenere quanti più punti possibile, ma arrivare più avanti possibile in quella tabella e essere possibilmente il primo per poter vincere. Nel gioco sono presenti anche due personaggi, chiamiamoli alleati, che mi possono dare una mano durante la partita. È possibile vincere solo superando il rivale, però per una vittoria vera e propria, c'è scritto sul manuale, bisognerebbe essere proprio il primo anche rispetto agli altri alleati. Il setup cambia di un pochino perché abbiamo appunto messo una plancia rivale qua che si utilizza in solitario, vedremo poi come. Bisogna scegliere il livello di difficoltà, io ho scelto difficoltà normale che mi fa partire con due frutta, due conchiglie, fa utilizzare due mostri facili, due mostri difficili e la soglia del plot è 11. Il plot è una cosa che nel gioco base non c'è, ma lo vedremo dopo. Inoltre ho scelto di utilizzare la modalità base, per cui le carte sono quelle appunto base. In aggiunta non vengono utilizzate le carte obiettivo segreto, in quanto i punti non contano, e ho preparato il mazzo dei plot e i due mazzi dei miei diciamo così alleati. Al di là di questo il setup rimane uguale. Ora però dobbiamo prima di tutto posizionare il giudice e per vedere dove andrà tirerò al dado 1 2 qui 3 4 qui 5 6 qui e 7 8 lo ritiro. Ho fatto 2, quindi se ne va qui. E ora si comincia. Comincia sempre il rivale che, come prima cosa, estrae una carta per capire su quale degli stadi andrà. Ora lui ha scelto questo, quindi va sul Mara Stadium. Si prendono i suoi dischi, da notare che si utilizza anche il disco per il solitario, e lo si piazza sulla casella che è indicata dai punti che darebbe questa sfida, perciò sulla prima partendo dall'alto, quindi questa in questo caso è la 1, questa è la 2 e questa è la 3. Ed ecco fatto. Inoltre non il rivale quando fa questa cosa non ottiene niente, però fa avanzare di 1 la barca sulla Mara Stadium senza anche qui ottenere nulla. La carta viene piazzata sotto al relativo spazio degli effetti plot della carta rivale in base al colore, e se come in questo caso non c'è il giudice dove si trova, allora bisogna estrarre un'altra carta che non farà niente ma che semplicemente andrà piazzata sotto al relativo spazio, ed ecco qui un'altra da 2 in questo caso. Ed ecco fatto, ora tocca a me e dovrò scegliere come di consueto dove andare. Prendo il mio gettone e vado qui, guadagno quindi un dado bianco e un frutto, oltre a una carta stunt simpatica, mi fa guadagnare gusci. E io decido a questo punto di fare una sfida, ovvero questa. Vediamo se riesco a farla. Allora, posso lanciare solo un dado e pago un frutto per lanciarne due. Quindi tiro i dadi assieme al dado pericolo e vediamo cosa riesco a fare. Allora, una ce l'ho fatta, però anche un pericolo. Ok, quindi lo metto qui. E ora riproviamoci. Ok, un altro pericolo, però uno scudo. Io ho un oggetto, che è quello di partenza quando si utilizza il gioco base, ovvero il fendente di Tsuro. Quando tiro il dado posso usare uno dei simboli di tratto Resilience, che è questo, come se fosse quasi un jolly. Questa cosa la posso fare soltanto ovviamente una volta per turno. Quindi diciamo ce l'ho fatta, ottengo due focus e siccome sono sulla plancia con il giudice lo impressiono e avanza di uno spazio sulla plancia dei campioni. Questi dadi sono esausti, questo viene piazzato qui sotto e in questo caso non accade null'altro. Vi spiegherò poi perché potrebbe accadere altro. Detto ciò, tocca a lui che come prima si gira una carta e si vede dove va. Di nuovo lì, questa volta sullo spazio 2, quindi va qui e avanza di 1 qua. Questo viene piazzato qui sotto assieme anche al prossimo, che invece viene piazzato sotto al blu. Ed ecco fatto. Bisogna
bisogna sempre tenere presente quando si gioca in solitario il totale dei punti che darebbero le carte sfida sotto ad ogni colonna, perché quando il totale appunto arriva a 11 si attiverà l'effetto plot indicato. Per ora siamo a 2 qui e a 5 qui. Tocca a me, ho ancora un'azione, quasi quasi prendo e vado qui. Quindi guadagno un frutto e posso buttare due delle carte, butto queste due e vediamo un po' cosa mi esce. Carino questo. Sono indeciso, il dado rosso oppure questo che mi fa avanzare di uno. Quasi quasi faccio il dado rosso. Sì dai, faccio il dado rosso, quindi spendo tre frutta, mi prendo un dado rosso e una carta sfida la prendo da qui. Insomma, vabbè, ok. E ho fatto. Ora tocca all'ultima mossa del rivale. Vediamo dove va a finire. Ancora lì. Ok, adesso succede questo. Andrebbe sul 2, ma il 2 è già occupato, anche se da se stesso. Allora, quando non trova posto dove dovrebbe andare, va invece a combattere il mostro più in alto nello specifico. In questo caso c'è solo lui. Quando il rivale va a combattere il mostro, si prendono segnalini danno pari al numero di round che si sta giocando, in questo caso perciò 1, e lo si piazza più in alto a destra possibile, poi se questo fosse occupato si scende di 1, e se anche tutta la colonna fosse occupata si va su quella successiva, e così a scalare. Il rivale non guadagna nulla da eventuali spazi corazzati che va a coprire, però di standard ogni volta che colpisce il mostro lo guadagna uno sul tracciato, a prescindere da quanti danni fa e dove li piazza, quindi è messo così. Inoltre questa aveva piazzato qui sotto, però siccome è andato a combattere il mostro non bisogna estrarre un'altra carta, però siamo messi già maluccio qui. Bene, il round è terminato, anche se potrei fare un'altra cosa, ma ve la spiego semmai dopo, al momento non mi interessa. E quindi basta, nuovo round come al solito, quindi bisogna vedere se questo mostro attacca. E attacca. Ora, come funziona? In questo caso è ininfluente, ma in modalità solitario l'abilità di invasione quando si scatena colpisce il giocatore anche se questi ha dei segnalini danno sul mostro, se però questi sono meno rispetto a quelli che ha il rivale. In altre parole, se io avessi avuto questo qui non mi avrebbe fatto niente, ma se il rivale ne avesse avuto due sì, perché ne ha più di me. In questo caso comunque lui, oltre ad averne più di me, io non ne ho nemmeno, quindi mi fa l'effetto, ovvero perdo un dado. Addio. Dopodiché il mostro slitta e se ne estrae uno nuovo. Io recupero i dadi, ne recupero uno che trasformo e miglioro quindi in un dado blu, e poi si rimette come sempre tutti i gettoni sulle plance dei proprietari. Il giudice avanza di uno e infine si avanza di uno sul tracciato conta round. Quindi a tutti gli effetti guadagniamo un nuovo gettone a testa. E come sempre comincia lui. Vediamo un po' cosa fa. Allora, in questo caso andrebbe sul spazio 4 del Droska Ring, ma lo spazio 4 non esiste, ce ne sono solo 3. Quindi lo si deve piazzare sempre sul mostro più in alto. Ora farà due danni, anziché uno, perché siamo al secondo round, mannaggia lui, e quindi siamo messi così. Avendo già danneggiato un mostro, avanza di uno, e questo viene piazzato sotto alla fila gialla delle carte sfida. E ora tocca a me, è meglio che mi do un po' una svegliata, perché qua andiamo molto male, andiamo molto molto male. Vado all'Amara Stadium, faccio così, guadagno due conchiglie che sono a corto. Questo avanza di uno, quindi guadagno uno sul tracciato, ecco qua. E ora provo a fare la sfida, questa. Quindi decido di lanciare due dadi, questi due, oltre al dado pericolo, ovviamente. E vediamo un po' se ce la faccio. Perfetto, ce l'ho fatta. Allora, questo, vabbè, metto una conchiglia qua. Questo è uscito, questo come prima posso usarlo come jolly, e perciò ce l'ho fatta. Missione compiuta. Ora, questo mi fa aumentare di 2 lo spirit, e soprattutto viene piazzata questa qui sotto. Quando si piazza sotto una carta, sfida riuscita, il giocatore può prendere una carta sfida dello stesso colore sotto alla plancia del giocatore rivale, di valore uguale o inferiore a quella della carta che ho appena risolto, e toglierla. Perciò in questo caso prendo questa da 1, ecco qua, e la elimino. Diciamo che guadagno un po' di tempo. Siccome qui c'è il giudice, avanzo di 1, ecco fatto. E poi un altro effetto che ci potrebbe essere alcune volte è che se faccio una sfida dove c'è il rivale e completo anche le parti tratteggiate, gli faccio diminuire di 1 la reputazione. Ancora non è successo, ma spero che succeda a breve. Ora tocca al rivale, quindi vediamo un po' cosa
combina, un'altra carta sul Droska Ring, ecco qui, e quando il rivale arriva sul Droska Ring toglie la carta dello slot su cui si trova, perciò se fosse qui toglierebbe questa, se è qui questa e se è sul terzo questa sotto, quindi in questo caso toglie questa e bisogna pescarne una nuova. Siccome qui non c'è il giudice, si gira una nuova carta senza effetto, però mannaggia la miseria, qua pesca troppe carte. Ora tocca a me, io ho solo un dado, prendo questo e mi metto qua, quindi guadagno addirittura 4 frutta, perché 2 per questo e 2 per questo. E ora tocca a lui, al rivale maledetto, vediamo un po' cosa combina. Aha, andrebbe qui ma non c'è posto, quindi va sempre qui a combattere contro il mostro, gli fa sempre 2 danni e avanza sempre di 1 sul tracciato dei campioni. Questa viene piazzata qui sotto, ma non se ne pesca un'altra perché, come ricordo, se va sul fold o se va sul spazio dove c'è il giudice, non ne pesca appunto una seconda. Ora tocca a me e adesso decido di chiedere aiuto a uno dei miei alleati. Questa mossa si può fare soltanto se ci si trova nello spazio occupato dall'alleato, sulla plancia dei campioni, o in uno spazio più avanti, perciò in questo caso posso scegliere indistintamente o l'aiuto di Dust o l'aiuto di Kaiman. Ora io decido di utilizzare l'aiuto di Kaiman. Quando ciò avviene, innanzitutto bisogna far avanzare di 3 spazi il segnalino dell'alleato che si ha, diciamo, coinvolto. Si prende poi il segnalino di quell'alleato e lo si piazza come se fosse uno dei nostri, senza però piazzare un disco sotto di sé. Allora, io decido di mandarlo qui, esattamente, e con questa mossa guadagno un dado, me lo ripristino. E poi si può anche utilizzare la carta sopra al mazzo delle carte abilità dell'alleato che si utilizza. In questo caso io ho questa abilità che dice: quando compri al mercato puoi pagare un frutto per pescare la carta in cima al mazzo mercato. Quindi pago un frutto e vediamo un po' cosa salta fuori di bello. 3 conchiglie che schifo non fanno. La carta viene come al solito scartata e dopodiché posso fare anche la sfida e decido di farla, quindi vado con questa, lancio 2 dadi e il dado pericolo dovrebbe essere fattibilissima. Ok, praticamente fatta, perché metto una conchiglia qua e uso l'abilità dello scudo che per 4 conchiglie giro il risultato su un risultato che voglio e quindi è fatta. Guadagno 2 in synergy, quindi pescherò 2 carte da qui e ne tengo una, vediamo quale. Mi sa che prendo Discepolo del Fold, che mi agevola quando vado a combattere i mostri che ne ho proprio bisogno. E niente, questo arriva qui e questo arriva qui sotto. Ora, siccome ho messo un Triss qua, avanzo di 2 sul champion board. Oh yeah, l'ho raggiunto. Bene, direi che non c'è altro da fare. Vediamo cosa combina il rivale. Oh oh. Torna qui ma non può farlo, quindi rimane lì, dà il colpo di grazia a questo mostro, avanza perciò di 1 sul champion board, questi segnalini vengono tolti, questo l'ho messo qua, e ora siccome lui non guadagna alcun bonus per l'uccisione, però anche in questo caso se io avessi avuto dei segnalini sul mostro avrei dovuto averne almeno pari a lui per poter ottenere ricompensa e bonus eventualmente dell'uccisione. E a posto, ora io dovrei in teoria far bene andare a provare a ammazzare o perlomeno colpire il gigante là, il granchio gigante, e lo devo far per forza. Quindi prendo il mio amichevole segnalino, lo metto qui, guadagno altre 2 conchiglie e poi utilizzo solo il dado bonus, che è un dado novizio più il dado pericolo. Vediamo se la faccio a fargli almeno un danno. È un jolly, quindi direi proprio di sì. Prendo una conchiglia, la metto qui e questo lo utilizzo proprio sul resilience qua, per cui ho fatto e perciò ottengo innanzitutto 1 su resilience. Questo dado se ne va, però grazie alla mia abilità discepolo del fold, dopo che ho combattuto contro un mostro ottiene un dado di livello pari al numero di tratti differenti che ho colpito. Io ne ho colpito 1, quindi ottengo un dado novizio. Poi metto qui questo e infine direi che abbiamo finito, perciò fine del round. Vediamo se il mostro attacca, ma in realtà non cambia molto perché non dovrebbe farmi niente. Attacca, però siccome io ho almeno tanti segnalini colpito quanti i suoi, allora non succede nulla. E poi questo se ne va. Anche in questo caso, se i mostri se ne fuggono, avrei dovuto subire un meno 1 sulla plancia del campione, soltanto se avessi avuto meno
segnalini colpito dei suoi, quindi in questo caso me la cavo. E abbiamo fatto, viene fuori il primo mostro difficile. Io ripristino due dadi e li miglioro anche, per cui fammi un po' vedere, potrebbe essere interessante migliorare proprio questi due e prendere perciò due dadi di livello 3. Aha, interessante. Poi questo se ne va qui, questo avanza di 1, ci ripigliamo tutte le nostre cose e infine Kaiman se ne torna sul suo mazzo, ma l'abilità che era sopra, anche se non l'avessi sfruttata, va messa sotto e quindi la prossima volta semmai potrò utilizzarne una nuova. E adesso vediamo un po' cosa mi combina il rivale. Tadan, giallo. Allora, innanzitutto viene qui sul 2, toglie questa e se ne estrae una nuova. Dopodiché, siccome è sulla plancia dove è presente il giudice, il rivale quindi avanza di 2 addirittura qui. Inoltre, prima ho sbagliato, quando ha ucciso il mostro sarebbe dovuto andare avanti di 1 e io scendere di 1. Quindi siamo così praticamente. Purtroppo. Ora questo se ne va qui sotto e attenzione, siamo arrivati a 11, perché 4 più 4 fa 8 più 3 è 11. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna prendere tutte le carte sotto la colonna che ha raggiunto gli 11, in questo caso la gialla, e applicare l'effetto che c'è. Eliminarne la metà, arrotondate per eccesso, quindi in questo caso 2, partendo sempre da quelle di valore più alto, perciò quella da 3 e quella da 4. E il numero di carte eliminate è la forza del plot del rivale. Se io fossi avanti, a lui sulla champion board, avrebbe un altro più 1 questa forza, però non è questo il caso. Quindi abbiamo detto a forza 2 e bisogna applicare l'effetto indicato. Dice pesca una carta plot dal mazzo. Questo è un effetto che si applica da ora in poi e dice: se non c'è un mostro, rivelane uno nuovo. Poi piazza il giudice sul mostro più in alto del fold, quindi più vicino al mazzo possibile. Eccolo qua. Una volta che il mostro è ucciso, sposta il giudice su un'arena scelta. Se non hai salvato il giudice prima della fine della partita, muovi meno 3 sulla plancia del campione. Direi che bisogna fare qualcosa di serio qui. Ok, quindi adesso tocca a me. E vediamo un po'. Potrei già andare a combattere quel mostro. Devo andare per forza là, sì. Allora, prendo il mio personaggio e vado qua su. Ottengo perciò 3 conchiglie. Qua conchiglie ne ho a bizzeffe. E ora pago una frutto per tirare tutti e 3 i dadi che ho qui. Inoltre, grazie alle missioni che ho fatto, posso lanciare anche un dado novizio. E ora vediamo un po' quanti danni gli faccio. Speriamo, dai. Beh, buono, dai, per ora. Allora mi prendo un danno qua. Poi questo lo mettiamo qui. E questo qui lo mettiamo qui, non ha molta importanza. E ora vediamo. Un altro danno qui. Un altro punto di domanda lo mettiamo qui. E infine vediamo un po' l'ultimo, se riesco a farlo. Niente. Continuo. Niente ancora. Questo viene messo qui. Continuo di nuovo. Oh, un altro danno qui. Però questo lo posso mettere, per esempio, su... fammi un po' vedere. Su Spirit. No, su Spirit. Sì, dai, lo mettiamo su Spirit. Quindi, gli ho fatto 4 danni, che va bene. Ho messo uno sullo spazio corazzato, quindi aumento di 1 sul tracciato e vediamo un po'. Avanzo con Resilience di 1, Focus di 1 e 2 di Spirit. Sono molto spiritoso oggi. Ora questi dati vengono eliminati, però grazie al mio discepolo del Fold, dopo che ho combattuto contro il mostro, ottiene un dado di livello pari al numero di tratti differenti che hai colpito. Io ho colpito 3 tratti differenti, infatti un Resilience, un Focus e un Spirit. Quindi prendo un dado, questo qui per una fattispecie, e lo metto qua, di livello 3. Che male non fa. E ora vediamo lui cosa fa. Va qui invece e... qui non fa null'altro, però gira sempre una nuova carta. E questo è male, questo è molto male. Siamo arrivati a 9 qui, se non sbaglio. 2, 4, 6, 8, 9. Sì. E ora tocca a me. Vediamo un po' cosa posso fare. Uffa. Mi tocca andare là, sicuramente. A prendere una nuova missione. Allora, decido di utilizzare la mia amica qui. 1, 2, 3. Per farla andare qui.
guadagno perciò 3 frutta, ecco qua. Tolgo 2 carte, tolgo questa e questa e vediamo un po' cosa mi esce. Così e così. Ah, che brutte robe. E ora devo pescarne 2. E qua li prendo. Potrei prendere questa e vediamo un po' cosa esce. Non mi piace. Ecco qua, questo è nuova. Ora uso l'abilità dell'incontro mistico di Dust, che dice: posso scartare una carta sfida dalla tua mano per pescare una carta stunt o viceversa. E decido di scartare questa carta sfida per pescare una carta stunt. Oh là, bella lì, bella lì. La uso subito e ottengo un dado blu. Ok, quindi questa la butto. Oh sì, così si ragiona. E ora vediamo un po' cosa fa il rivale. Va sul 3 qui. Che maledetto quanto mi sta antipatico. Allora, questo va qui, abbiamo detto. Avanza di 1. Poi gira una nuova carta. Questa va sotto qui. Questa qui però si applica agli effetti, perché ormai si è attivata. Siamo a quota, infatti, 2, 4, 6, 8, 9, 12. Qui si tolgono 3 carte, sì, 1, 2, 3, quindi la potenza del plot è di 3. Quando si tolgono le carte con lo salmone qui, bisogna muovere la barca del numero di spazi pari alla forza del plot, e ogni volta che passo su una nuova casella devo togliere da me, se possibile, l'effetto indicato invece che guadagnarlo. Quindi qua mi toglie un dado bianco e va bene. Qua devo togliermi di uno una caratteristica e mi tiro giù la resilience, sì. E qua mi toglie una carta stunt, perciò questa, se avessi, avrei dovuto giocarla, mannaggia a me, e quindi me la toglie. Zio Billy antipatico. Ok, queste vengono scartate e ora tocca a me. Sai cosa ti dico? Te la faccio pagare cara, ma molto cara, così impari. Vengo lì da te a romperti le balle, esattamente qui per la precisione, anzi no, vado qui e guadagno un totale di 3 gusci. Ora faccio questa sfida qui, provo a fare, utilizzando quindi due dadi e il dado pericolo, ovviamente. Qui mi metto questo, poi uno lo potevo usare come jolly in realtà, perché era uno scudo. L'altro lo devo ritirare e ce l'ho fatta. Ora, innanzitutto guadagno 2 di synergy, per cui guadagno una nuova carta. Prendo il gesto del Betalod. Quando completo una sfida posso pagare un guscio per scegliere una nuova carta sfida con meno simboli rispetto a quella precedente. E poi, dopo aver fatto questo, questo mi va qui sotto, tolgo una carta da 1 color salmone, quindi tolgo questa, e poi, siccome ho fatto una sfida dove c'è lui, gli tiro giù di 1 la reputazione. E ora vediamo cosa mi fa lui. Va qui sull'1, quindi così, questo avanza di 1 e vediamo un po' cosa esce ancora. Un altro giallo. Ah, io mi ero dimenticato che volevo fare una cosa, ovvero ripagare 6 qui durante il mio turno e ripristinare due dadi. Quindi gli ho tutti gli effetti ripresi. Grande scudo. Sono molto indeciso se provare ad andare a combattere. Prendo altri 3 gusci. Ce ne ho a bizzeffe, ma va bene. E 2 sfide. Allora, una prendo questa e vediamo un po' cosa esce. Prendo questa, ok. E abbiamo terminato un'altra volta il round, per cui questo attacca, ma anche se attacca non mi interessa, perché tanto ho più segnalini di lui, quindi scende. Questi tornano a casuccia bella. Sarà dura riuscire a batterlo, sarà molto dura. Posso migliorarmi 2 dadi. Oh oh. Beh, questo diventa un dado livello 3, questo diventa un dado Gilda. E che dado mi prendo per il dado Gilda? Ok, preso. Questo avanza di 1, otteniamo tutti e due una nuova gettone. Questo mi ritorna qui e ora si utilizza il dado rosso. Bene, abbiamo fatto e tocca, come sempre, a lui. Allora va sul 2, bravo, bravissimo, proprio lì volevo che andavi. E questo va qui e toglie questo, bravo. Ora devo girare una nuova carta. E adesso qui purtroppo e siamo arrivati di nuovo a 11 con quelle gialle, quindi devo togliere 3 carte gialle, 1, 2, 3 e quindi devo pescare un'altra carta. Che brutte robe. Ecco, incastrato. Muovi il rivale sulla plancia campione di un numero di spazi pari alla forza della trama, ovvero di 3 spazi. Non lo prendo più questo, 1, 2, 3. Non ce la farò mai, ho pochissime speranze. Allora, come prima cosa tocca a me, abbiamo detto, sì, e mi tocca per forza fare questo, ovvero vado qui, guadagno un frutto e tolgo via questo e
anche questo e vediamo un po' cosa mi esce. 1 e 2, mi prendo, spendo 3 e prendo quei due dadi là, decisamente. Quindi prendo due dadi bianchi e ora provo a fare questa sfida qui. Utilizzo 1, 2, 3 dadi. Sì, 3 dadi e devo pagare un frutto per poterlo fare. Va bene, lo pago più che volentieri. E mo tiriamo e vediamo. Ora questo l'ho fatto, questo è un jolly, qua devo prendere 2 danni e poi ritirare anche questo. Niente, un altro danno, sì sì danni fatemene, niente, altri 2 danni, mi piace questa cosa, adesso non ho troppi però. Andiamo avanti, sì, sì, giusto. 2 danni qua, però questo ce l'ho fatta, quindi attenzione. Allora, 2 di Synergy, e pesco un'altra carta, 1 di Focus e 1 di Resilience. Gli ho fatto la missione in faccia al rivale, quindi torno dietro di 1. Questo me lo piglio e lo metto qui, perciò devo toglierne uno di livello 3, non c'è, prendo quella di livello 2 e poi pesco una carta, questi vanno degli esausti, pesco una carta, gravissima questa, se conoscenza profonda, alla fine del tuo turno se non hai combattuto o non hai fatto una sfida, ricarica tutti i tuoi dadi, potente, però prima di passare faccio che spendo 6 dadi dallo scudo e mi ricarico 2 dadi. Olè, non è andata male, non è andata affatto male. Ora tocca al rivale, vediamo cosa combina. Va qui e non fa altro, devo però pescare un'altra carta. Ok, quindi così e così. Ora io vado su a picchiare il mostro, c'è poco da fare, c'è molto poco da fare. Vado qui, prendo 2 conchiglie e speriamo di farcela. Uso i 3 dadi più quello bonus che prendo e prendo un dado rosso. Ok, e speriamo bene. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Al primo colpo, guarda. Allora, prendo 2 danni, quindi lo scudo va qui, questo va qui, e poi questi due vanno qui. Troppo forte, troppo forte. Quindi, guadagno 1 reputazione perché ho colpito il coso corazzato. 1 reputazione perché ho ucciso il mostro. Poi dice, avanza qualunque tratto di 2 scatti. E io avanzo di 2 scatti, non so neanche io qua, perché tanto ormai è abbastanza ininfluente. Facciamo, focus, 1, 2. Ah, qua mi ero dimenticato di tirar fuori un mostro prima. Piccolo dettaglio. Comunque, il punto è che io volevo uccidere questo. Questo torna qui e lo mettiamo, vediamo un po'. Su questo arancione. Inoltre, sì, prendevo un dado di livello 3, esatto, di livello 3, per cui mi prendo un dado, vediamo, un dado blu, sì, olè, attenzione, non tutto è perduto, non tutto è perduto, anche se diciamo che è difficile vincere, comunque tocca a lui, va sul 2 lì, quindi così, vediamo un po' cosa fa, oh, 3 più 3, 6, è arrivato a 10 qui, cioè ancora non si attiva, Sono molto indeciso sul da farsi, molto indeciso. Allora, mi sa che farò così. Allora, chiedo aiuto alla mia amica qui e la faccio arrivare qui. Quindi, ottengo un frutto, un dado bianco e una carta stunt. Vediamo un po'. Oh, bella, bella, guadagno, quindi la uso subito. Un guscio, un frutto e un dado bianco ancora. Oh, bene. Molto bene. Ora, siccome non ho fatto sfide qua, ripristino tutti i dadi, quindi ripristino questo. E bom, e tocca a lui, tocca al rivale. Allora va sul 3 qui, quindi toglie questa, che vabbè, inutile. Però gira un'altra carta e adesso c'è arrivato qui. L'effetto blu per fortuna non fa nulla perché dice togli colpi dai mostri, ovviamente i miei, pari alla forza del plot. Danni non ce ne sono, quindi non fa niente. Vengono semplicemente tolte 4 carte da qui, partendo da quelle più grosse, perciò queste 4. E basta, bene, bella mossa questa. Ora devo assolutamente fare 2 cose. Vado qui e prendo due carte stante. Vediamo un po'. Allora, questo vabbè, è inutile quando visito l'Avara Stadium. Però questo mi fa ottenere bonus in base da dove sono arrivato. Quindi di nuovo un altro dado bianco. Questo potrebbe essere essenziale. Un scudo e un frutto. Dopodiché decido di fare la sfida qui.
e decido di tirare due dadi, brutalmente proprio, con il pericolo, e vediamo un po' cosa succede. Ok, dai. Sì, jolly, quindi ce l'ho fatta e nessun pericolo qui. Qui avrei quasi preferito ci fosse, ma va bene, non importa, va benissimo così. Quindi avanzo di 2 sul focus, 1, 2, questi vanno qui, ma soprattutto, innanzitutto vabbè, tolgo la carta con 2 di valore qua, ma ho fatto un altro tris qui, perciò guadagno 2 di reputazione. Attenzione qui, la sfida è all'ultimo sangue, adesso speriamo che non vada sul mostro, perché se va sul mostro ho perso sicuramente, se invece non va sul mostro ho forse qualche possibilità. Vediamo, ecco, va sul mostro perché andrebbe qui ma è occupato, quindi purtroppo lui avanza di 1 e poi soprattutto mi blocca i posti dove potevo fare un po' di reputazione, anche se effettivamente non avevo i dadi per farle, quindi non cambia tutto sto che. Tocca però a me, faccio la mia ultima mossa, purtroppo vado qui, guadagno 3 scudi, 3 gusci. Vado qui, abbiamo detto, e ora tiro questi più un blu di livello 2, che è quello bonus, con il dado pericolo che è qui. Ora questo vale un synergy, questo lo faccio valere jolly, sì. Poi ho 2 danni qua, un altro danno e non nient'altro. E ce l'ho fatta, perché questo subisco un danno e va bene, però questo lo metto qui e poi uso l'abilità dello scudo, perché spendo 4 gusci per girare la faccia dove voglio e la metto sul focus, quindi sul punto di domanda, insomma. Quindi ce l'ho fatta, ho sconfitto il mostro, quindi guadagno 1 cacchio di reputazione, porca miseria, per 1 non riesco a raggiungerlo. Poi vabbè, guadagno un sacco di roba, perché guadagno un focus, guadagno 2 synergy, un spirit in più avendolo ucciso, guadagno più 1 sulla plancia campione, non mi ero accorto, pareggio, attenzione, dopo ottengo un dado elite, che bello, ma non me ne frega niente. Guadagno poi un altro dado perché ho, grazie al discepolo del Fold, quindi guadagnerai un altro dado di livello 3, anche questo molto bello, ma non me ne faccio praticamente niente. In realtà potrei ancora fare una cosa, anzi potrei farne ancora 2, ovvero potrei usare i miei alleati, il mio alleato in realtà, 1 me ne è rimasto. Quindi, attenzione, non tutto è perduto, perché lo mando qui, lo mando esattamente qui, guadagno 2 scudi e poi gli provo a far fare questa. Se riesco a farla, essendoci qui il campione, il giudice, ho vinto. Vediamo. Allora, questo è fatto, e poi sai cosa ti dico? Uso 4 usci e tadam! Questo diventa un jolly, o questo. Quindi ho fatto la missione con il giudice davanti e quindi avanzo di 1. E in extremis, all'ultimo turno, riesco a passare via il rivale e a vincere. Il pubblico è invisibilio. Grande partita, esaltante. Bene, ho vinto, una vittoria proprio esaltante, perché ho fatto una rimonta clamorosa che non mi aspettavo, grazie anche agli ultimi dadi che all'inizio avevo snobbato, però va bene così. La modalità solitario non è difficilissima, anche se ha qualche eccezione di troppo per i miei gusti, ci sono un paio di regolette che si rischia spesso di dimenticare, soprattutto alle prime partite. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui, e se avete domande, commenti o dubbi, qualsiasi cosa, scrivetemi, cercherò di rispondere il prima possibile, e infine vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!